In Thailandia è corsa contro il tempo per riportare in superficie i 12 ragazzi e il loro allenatore intrappolati all'interno di una grotta. La Svezia invia maschere speciali da immersione. Il corrispondente Claudio Pagliara. È tornato il sorriso sul volto dei 12 ragazzini calciatori e del loro allenatore intrappolati in questa grotta. Nelle ultime ore hanno ricevuto cibo e cure. Stiamo bene, assicurano uno ad uno davanti alla telecamera dei soccorritori, per la gioia dei genitori che da 11 giorni sono accampati fuori in attesa di poterli riabbracciare. Oggi i ragazzi hanno indossato per la prima volta la maschera e hanno fatto prove di respirazione, spiega il governatore regionale. Dopo aver vagliato varie ipotesi, le autorità hanno deciso di estrarli il più presto possibile, uno ad uno. Le squadre di soccorso si allenano senza sosta. I rischi sono alti. Il percorso, 1,2 km, è inondato in almeno due tratti. La corrente da vincere è forte, i possibili imprevisti tanti e nessuno dei bimbi ha esperienza da sub. Alcuni non sanno neppure nuotare. Si pensa di portare in salvo prima i ragazzi che sono in migliori condizioni fisiche e successivamente tutti gli altri. Il tempo però è un fattore cruciale. Le piogge in arrivo nei prossimi giorni rischiano di complicare le cose. Perde quota l'ipotesi di attendere la fine della stagione dei monsoni che dura 4 mesi. Nessuno può garantire che la situazione nella grotta si mantenga stabile.